Ciao a tutti, benvenuti al webinar dedicato al token, cioè la criptovaluta interna al progetto TRIPS e in generale ai progetti, diciamo, decentralizzati. Questi webinar, comunque tutto ciò che facciamo nel progetto TRIPS, fa anche da formazione generale sul mondo delle cripto, ok? Quindi anche se poi doveste non partecipare per qualsiasi motivo, imparerete moltissime cose di un mondo che bene o male, insomma, sta diventando di massa e del quale non potrete fare veramente a meno nei prossimi anni. Io comincio con una cosa strana. Ditemi se sentite. Sono Bernanke e hanno appena lasciato la Casa Bianca. Interverranno con un salvataggio. Altro che crozza, no? Lo sapevano che i contribuenti li avrebbero salvati, non erano stupidi, e che se ne fregavano. Alcuni almeno finiranno in galera. Dovranno smembrare le banche. Non lo so. Ho la sensazione che fra qualche anno le persone diranno quello che dicono sempre, ogni volta che l'economia crolla. Daranno tutta la colpa agli immigrati e alla povera gente. Ma Mark, si sbagliava. Negli anni successivi centinaia di banchieri e dirigenti di agenzie di rating sono finiti in galera. La SEC fu completamente ristrutturata e il Congresso non poteva fare altro che smembrare le grandi banche, regolamentare il settore immobiliare e dei derivati. Scherzavo. Le banche presero i soldi degli americani e li usarono per accaparrarsi ricchi bonus e far pressione sul Congresso affinché stroccasse le grandi riforme. Poi colparono gli immigrati e la povera gente, questa volta persino gli insegnanti. E alla fine dei giochi, solamente un banchiere è finito in galera. Quel povero coglione di Karim Seragheldin di Credit Suisse. Aveva nascosto qualche miliardo di perdite, cosa che le grandi banche facevano in una giornata buona durante la crisi. Mark, possiamo vendere adesso? Il fondo guadagnerà quasi un miliardo di dollari. Ti metteresti in tasca 200 milioni. Tu lo sai che una volta venduto, saremo esattamente come gli altri. Lo sai questo? No, non è così. Non siamo noi cattivi. Non abbiamo truffato noi, gli americani, privandoli del sogno di possedere una casa. Sono stati loro. Ora dobbiamo dargli un calcio sui denti. Un miliardo di dollari. Ma va chiusa la posizione, potremo andare a zero. E adesso o mai più. Ok. Vendi tutto. Ok, finito, scusate se vi ho annoiati. Allora, perché vi ho fatto vedere? Chi ha visto questo film? Chi l'ha visto? Giusto capire se è un film che insomma, qualcuno di voi ha visto e insomma, di cosa parliamo. Allora, il film è dedicato alla crisi del 2008, nella quale insomma, si è avuta una prova, se serviva, ulteriore che la finanza, la grande finanza è collusa con i governi. Insomma, è un bellissimo film, si chiama La Grande Scommessa, è una specie di documentario. Guardatelo perché questo film è, secondo me, il modo più semplice di capire perché nasce il Bitcoin. Cioè, il Bitcoin nasce come reazione a questo stato di cose, cioè reazione a diciamo, una gestione centralizzata della finanza, ok? In pratica hanno rubato come al solito alla povera gente, alla gente normale che ha pagato poi le conseguenze del loro operato. E
E quindi Bitcoin ha cercato di togliere il controllo alle banche della moneta. Ecco, questo è un po', diciamo, la genesi di tutti questi discorsi e il motivo per il quale oggi siamo qua. Noi non saremmo qua se non ci fosse, se non fosse nato il Bitcoin. Ok? Tutto ciò che stiamo facendo adesso è legato alla tecnologia della blockchain che nasce grazie al Bitcoin. Scusate che sistemo un attimo, vi do qualcosa da vedere. Ecco, niente, non si riesce. Ok, scusate ancora. Vai, me lo metto qua, è così. Allora, oggi ho introdotto questo argomento, diciamo, vi ho fatto vedere questo perché oggi parliamo di soldi, di token, no? Cioè dell'aspetto finanziario del progetto TRIPS. Ora, se non ci fosse stato quello che adesso vado a raccontarvi, cioè se non ci fosse stata la possibilità di emettere un token, una criptovaluta legata al progetto, e quindi fare anche una raccolta di fondi molto sostanziale, non avrei nemmeno iniziato tutta questa storia. Perché, diciamoci la verità, non si va contro Airbnb o contro Booking con 100.000 euro. Okay? Si va contro di loro, comunque si può proporre un'alternativa, solo se c'è un sistema che gestisce anche l'aspetto finanziario. Ok? Quanti di voi sanno cos'è un token? Scrivetemelo magari in chat, così mi faccio un'idea. Ok. Allora, come al solito io cercherò di spiegare in maniera molto semplice e poco precisa cos'è un token. Allora, cos'è un token? È una criptovaluta, è una specie di alternativa al Bitcoin. Funziona in maniera molto simile, ci sono vari tipi di token, però tutti funzionano sulla blockchain e hanno di base la stessa tecnologia, insomma. Ok? Il token, a differenza della criptovaluta in generale, è una moneta virtuale, una criptovaluta che funziona solo all'interno di uno specifico progetto. Ok? Cioè, se Facebook avesse un token, si chiamerebbe per esempio FB token e lo si potrebbe usare per acquistare e vendere servizi all'interno di Facebook e basta. Ok? Ora, tutte le DAO, quindi le decentralizzate, le organizzazioni decentralizzate, emettono un token. Ok? Il token è estremamente interessante come concetto perché, oltre ad essere una moneta, è anche un mezzo per distribuire in maniera immediata tutta la ricchezza creata dal network. Facciamo l'esempio di Airbnb, che forse è la cosa più vicina a noi. Se Airbnb fosse nato nel 2017 o 2018, avrebbe probabilmente fatto una cosa decentralizzata, perché comunque è una piattaforma che mette in contatto guest con host, giusto? Quindi è un vero peer-to-peer. Il concetto di peer-to-peer vuol dire due nodi, due persone, diciamo, che si mettono in contatto diretto, che è quello che fa Airbnb, solo che Airbnb si mette come intermediario per regolare questo tipo di transazioni ed è un ruolo molto prezioso, perché toglie tutti i rischi e diciamo regolamenta l'ecosistema. Okay? Se fosse nato quest'anno, l'anno scorso, il BNB sarebbe nato direttamente su un progetto tipo il nostro, perché è proprio nativo, il sistema decentralizzato è proprio nativo per i marketplace come il BNB che sono peer-to-peer. Okay? E avrebbe emesso una moneta chiamata forse Airbnb Token, nella quale se tu volevi prenotare un alloggio pagavi con questo token. Okay? Ti compravi i token con euro, ti tenevi i token nel tuo portafoglio, nel tuo wallet, e quando andavi a prenotare pagavi con questi token. L'host a sua volta avrebbe ricevuto questi token il giorno dopo il check-in, giusto? Ora,
Tu dirai, vabbè, ma io coi token mica ci pago le bollette. Infatti, qualsiasi sistema ad oggi, 2018, che vuole fare questo tipo di operazione, in realtà dà la possibilità all'host di ricevere non i token, ma gli euro, perché c'è un rischio di soprattutto volatilità, cioè questo, il valore in euro di questo token può salire e scendere in maniera molto molto veloce. Okay? Quindi, si tende a nascondere il fatto che c'è un token dietro perché il mercato non è pronto. Quanti di voi posseggono qualsiasi tipo di criptovaluta? Così ci facciamo un'idea, proprio statistica. Siamo collegati in questo momento in 22, 22 persone che stanno ascoltando, quindi vediamo quanti hanno delle criptovalute che possono essere Bitcoin o Ethereum o qualsiasi cosa. Barbara, ZVRO o è un token che non conosco o è zero. Zero, ok. No, Barbara, zero. Sì, scherzavo, sai. Ok, quindi abbiamo Claudio, che tra... no, Claudio Morlin, che ne ha varie, ma penso che tu sia stato corrotto da qualcuno che conosco. Ok, il corruttore di innocenti, il sottoscritto. Ok, quindi se domani ci fosse e ci sono delle piattaforme dove tu prenoti il tuo alloggio con criptovalute, nessuno le userebbe perché nessuno ha le criptovalute. Oltre a non averle, c'è anche tanta paura, eccetera, eccetera. Okay. Ora, il ruolo del token come mezzo di scambio all'interno della piattaforma è sicuramente importante nel futuro. Tra un anno, 2 anni, eccetera, sarà normale dire prenoto qualcosa e uso i miei Bitcoin o uso i miei Ethereum o uso qualsiasi cosa che ho. Ok? Però è inutile star lì a fare ragionamenti sul futuro che non conosciamo. Oggi si lavora in fiat. Fiat, concetto cos'è? La fiat sono gli euro, sono i dollari, eccetera, cioè monete, valute basate sulla fiducia del fatto che poi il governo ci stia dietro. Ok? Però il token è molto interessante perché ha altre proprietà che nulla fino ad ora aveva, cioè non esistono paragoni di entità digitali che avevano queste caratteristiche. Il token ha una caratteristica interessantissima per questo tipo di progetti perché permette, come stavo dicendo prima, la distribuzione immediata degli utili. Vi faccio un esempio, cioè ve lo spiego in maniera più semplice perché so che così non si può capire. Allora, supponiamo che adesso noi lanciamo il progetto Trips che diventa un portale simile a Airbnb, ok? Per arrivare, ed è quello che faremo, quindi ve lo dico proprio come funzionerà, per arrivare a realizzare questo portale serve che la community ci lavori sopra, giusto? Cioè io da solo, io con la mia ditta non siamo in grado di fare assolutamente nulla. Dobbiamo diventare tanti e lavorarci assieme. Okay? Ora, uno dice, sì, io ci lavoro, ti do una mano a tradurre, ti do una mano a fare il design, ti do una mano a parlarne in Facebook, eccetera. Cosa mi dai in cambio? Okay? E qui entra in gioco il token. Io dico, guarda, noi emetteremo un certo numero di token che chiameremo TRIPS. Questi token sono come dei Bitcoin, ok? Hanno un valore zero, sono proprio soldi del Monopoli per capirci, giusto che togliamo subito da ogni dubbio, stiamo parlando di soldi che non hanno nessun valore, sono puramente simbolici, ok? Però tra qualche mese, se riusciamo, faremo una ICO, cioè metteremo in vendita questi token sul mercato delle criptovalute, ok? Supponiamo che li vendiamo e raccogliamo 10 milioni di euro. Adesso dico un numero a caso, non attaccatevi a questi numeri. È un numero medio come 10 milioni di euro in una ICO, giusto per capirci, si parla di cifre di milioni, insomma. Se raccogliamo 10 milioni di euro, lo facciamo vendendo questi TRIPS, ok? Immediatamente, appena venduti, questi TRIPS acquisiscono un valore. Perché? Perché sono delle persone che hanno creduto che avessero un valore, infatti li hanno comprati. Dopo qualche settimana,
I TRIPS vanno sugli exchange, cioè vanno sul mercato. La gente potrà comprarli o venderli in cambio di solito Bitcoin o Ether, o se diventano proprio grossi, anche direttamente per euro, dollari, eccetera. Okay? Quindi, chi ha collaborato all'inizio ha ricevuto, per esempio, 100 TRIPS, okay, che valgono oggi zero, quindi ha fatto un lavoro in un certo senso gratis, con la speranza che qualcosa succedesse più avanti, andiamo sul mercato, quei 100 trips potrebbero valere 100 euro. Potrebbero valere anche 1 euro, 0, 500 euro. Questo è assolutamente imprevedibile. Okay? E qual è il valore? Cosa definisce il valore di questi trips? Semplicemente il valore creato dal network. Okay. E quanto le persone credono che possano aver valore, cioè il mercato fa il prezzo. Chi è che definisce il prezzo del Bitcoin? Perché il Bitcoin vale, cos'è, 8.000 euro, eccetera? Perché ha un valore intrinseco? No, il Bitcoin non ha nessun valore intrinseco, è una cosa digitale. Ok? Ce l'ha semplicemente perché c'è un numero di persone sufficiente che pensa che quel valore lì oggi sia di più o meno 8.000 euro. Aspetta che vedo quanto vale perché un po' che non lo guardo. Dove sei? Dove sei? Vabbè, Crypto Compare. Claudio ha scritto: più scambi si faranno con i trips, più sale. Sì, aspetta che vediamo, andiamo a vedere un attimo il valore del Bitcoin, così abbiamo una schermata nuova, fresca. Non ho sbagliato. Euro top list 9.000 euro. Ok, perfetto. Andiamo su Bitcoin, così vediamo uno solo. Perfetto. Quindi va bene, chiaro fin qua perché non vorrei perdervi per strada. Fatemi pure le domande che volete. Claudio dice: più scambi si faranno con trips, più sale. Sì, il valore della moneta dipende anche da quello che si chiama la liquidità, no, è un'altra parola, mi sta sfuggendo in questo momento. Dammi una mano, Valerio. Il volume, cioè quanti scambi ci sono. Ok, se ci sono ogni giorno 1 milione di euro in trips che vengono scambiati, è una cosa. Se ce n'è 10 euro, è un'altra. Ok, se ce n'è 1.000 euro, un'altra. Ok, Susanna, chiaro ma incomprensibile, perché mai qualcuno dovrebbe pagare qualcosa che non c'è? Allora, ti dirò la verità e voglio essere onesto fino in fondo, perché se no faccio la fine di Mussolini lì. Allora, parliamo non dei trips che non esistono, ma parliamo delle altre criptovalute, per esempio il Bitcoin. Allora, è il 90% più o meno, credo che sia un valore speculativo. Cioè io compro il Bitcoin a 9.000 perché spero che domani, penso che domani vada, nel domani vada a 10.000, 11.000, così posso farci un margine. Okay? Quindi c'è tantissima speculazione sulle criptovalute. Questa è la verità. Non fatevi, insomma, non illudiamoci che ci sia un valore reale. Che giustifica il prezzo. C'è all'interno del prezzo del Bitcoin un elemento che è la potenzialità del valore e secondo me è ancora sottovalutato, cioè Bitcoin o altre criptovalute diventeranno dei mezzi di scambio delle monete ben più efficienti di quelle attuali, ok? Quindi comunque no, per rispondere alla tua domanda, io pago 9.000 euro a Bitcoin perché spero che vada su, tutto lì. Ok? Ora, nei token, quindi in TRIPS o in altri progetti, è più o meno simile il discorso. Facciamo che tu sei un host e dici: a me non interessano questi discorsi di finanza, di soldi, eccetera, eccetera. Va benissimo, perché a te interessa avere prenotazioni pagate magari un po' di più rispetto alle OTA, perché le commissioni sono più basse. Però vuoi euro, giusto? Ci paghi le bollette, eccetera, eccetera. Perfetto. Allora, funzionerà un po' così. Io prevedo che sarà così. Ti arriverà la prima prenotazione, che hai messo a 500 euro, ti arriveranno 500 euro. Ok? Euro proprio, non ti arrivano altre cose strane. 500 euro. Ci paghi le bollette, ti metti via, ci.
arriva un'altra, ci pagherai e li riprenderai in euro ancora. Allora, supponiamo che il giorno in cui tu hai ricevuto la prima prenotazione, Trips valesse 1 euro, okay, sul mercato speculativo, ok? Avevi la scelta se prendere 500 euro o 500 trips. Hai preso 500 euro. Dopo una settimana il trips va a 1,10 euro. Dici, cavoli, se avessi preso invece che i 500 euro, oggi avrei trips per 550 euro. Ho perso il 10% di possibilità. Okay? Poi magari va su ancora, ne arriva un'altra da 500 euro e dici, beh, però mi faccio dare 400 euro in euro e mi tengo 100 euro di trips, ok? Con la speranza che salga. Ora, più sale, questa ovviamente non è una garanzia, potrebbe andare a zero, ok? Più sale, più hai l'interesse a dire, aspetta che mi tengo un po' di trips perché in questo modo acquisisci più valore. Però, prima di arrivare a questo tipo di ragionamento, anche questo speculativo, non li hai comprati, ma hai rinunciato a degli euro. Tu hai partecipato per un anno, per esempio, alla creazione di questo ecosistema e hai nel tuo portafoglio 1.000 o 10.000 trips. Ok? Non hai comprato con gli euro, hai messo del lavoro. Metti che vadano veramente a 1 euro, hai 1.000 o 10.000 euro. La cosa magica succede nel momento in cui tu hai 10.000 trips che valgono 10.000 euro. Il tuo interesse che Trips funzioni come piattaforma diventa immediatamente alto e hai l'interesse mio, l'interesse tuo, l'interesse di tutto il network, di tutti quelli che hanno partecipato nella fase iniziale, è allineato. Dobbiamo fare in modo che la piattaforma Trips funzioni perché questi token che abbiamo ricevuto in cambio del nostro lavoro vadano su di prezzo. Ora, quello che fa andare fuori di testa adesso il mondo delle cripto è che non è che vanno su del 10%, vanno giù del 10%, qua si parla di cripto che è andata su di 1.000 volte. C'è gente che aveva incassato, non so, 1.000 token in un certo progetto che sono andati sul mercato a 1 euro e dopo 3 mesi valevano 100.000 euro. Ok? E questa è la volatilità assurda che c'è che rende interessante la cosa. Ora, il bello secondo me di questi progetti è che tu puoi fare un lavoro che vale, metti che fai un lavoro che vale 100 euro, ok? Fai boh, una delle cose che si fa spesso è si va in giro in Facebook, cioè si fa lavoro social, si parla del progetto e poi in cambio di tanti post condivisi ricevi 100 trips, per esempio. Trips va, non fa lico, non funziona nulla, sparisce tutto, hai perso il lavoro di fare questo lavoro che mettiamo, ci hai messo 10 ore, hai perso 10 ore. Chiaro, è una rottura, ma insomma non ti sei rovinata la vita, giusto? Se invece va bene, questi 100 trips potrebbero arrivare a valere tantissimo, ok? Quindi il rischio, con l'altissima volatilità che c'è, il rischio di perdere è alto, è proporzionale al rischio di guadagnare tanto. Però lì è zero, non puoi andare sotto zero. Quindi quei 100 euro di valore che hai creato possono andare a zero, ma possono andare su a 200 euro, a 2.000 euro, a 20.000 euro. Ora, so, quando si fa questi discorsi, sembra di essere entrati nel classico schema Ponzi, no? Dove ti prospettano questi guadagni assurdi per attirarti dentro e poi la fregatura c'è. Io non so quanti di voi in questo momento hanno questa sensazione. E io mi sento imbarazzato, però purtroppo, per fortuna, stanno succedendo tutti i giorni queste cose, ok? Vado un attimo a vedere quello che avete scritto, se no parto per la tangente. Allora, Susanna, vediamo che la risposta di Valerio è: capisco la convenienza dell'investire in un token nuovo, ma non capisco come mai sale di valore. Speculazione in base a cosa? Com'è possibile? Speculazione, dice Valerio, in base alla prospettiva di crescita. Valerio è un mio amico, è molto ferrato in questi argomenti. Se il mercato compra, allora sale, vale per tutti i mercati. Sì, ma allora vuol dire che l'importante è trovare il pollo che paga soldi veri in cambio di un token. Vediamo che sta scrivendo Rocco. Ora,
Susanna, il pollo c'è nei progetti dove non viene creato valore. Il classico schema Ponzi funziona così. Qualcuno compra, gli vengono pagati gli interessi. Qui nei progetti nostri non si parla di interessi. Comunque riceve interessi, poi bisogna trovare il pollo successivo per finanziare i polli o comunque i furbi iniziali, giusto? Se invece il progetto genera valore, e quindi una piattaforma che funziona, fa concorrenza del B&B, non c'è il pollo, cioè è il valore che viene distribuito, perché il valore, diciamo, della criptomoneta non crollerà mai. È molto simile al discorso delle azioni. È come se tu avessi delle azioni che vanno su di valore. Okay? Se dietro c'è la Apple, se dietro c'è una ditta seria, non c'è bisogno della truffa perché stia in piedi, sta in piedi da solo. E come dice Valerio, salto un attimo Rocco perché ne parliamo dopo, è lo stesso principio del venture capital. Il venture capital che investe in 100 startup, cosa che era molto di moda fino all'anno scorso, secondo me, e adesso andrà a morire perché con le ICO hai allargato questa possibilità a chiunque, perché puoi investire anche 10 euro o un'ora di lavoro, e tu investi in tanti di questi progetti e speri che uno faccia il botto. Ok? Susanna dice: sì, ma a un certo punto tutti vogliono vendere e realizzare in euro, non resta niente. Se tutti vogliono vendere e realizzare in euro, è vero, non resta niente. Però se tu entri nel mondo delle criptovalute, questa non mi crederai, Susanna, perché è una cosa che non ha nessun senso. È che io vi sto parlando da un altro universo, ve lo devo dire. E in questo universo siamo io, siamo Valerio, siamo tutti quelli che sono nelle cripto. Quando cominci a entrare nel mondo delle cripto, giuro che cominci a percepire il Bitcoin o l'Ethereum come monete vere e l'euro come monete traballanti, cioè basate su qualcosa di meno matematico, meno garantito, più in mano ai poteri forti che possono in qualsiasi momento toglierteli. Proprio questo concetto che è difficile da spiegare. Ok. No, no, ma Susanna, ma è preziosissimo il tuo intervento, perché in realtà se devo star lì a parlare, vuoi dirmi che ho ragione, non si va da nessuna parte. Spaccami, distruggimi, perché guarda, veramente è così che si crea poi, anche la comunicazione poi migliora e si riesce a creare un progetto che abbia senso. Ok? Allora, ripeto, rischio altissimo. Se voi decidete di investire il vostro tempo in trips, può darsi che tra 6 mesi non si faccia niente e vada tutto a remengo, come si dice da noi. Ok? Vado a vedere un attimo i Rocco, ricordami la domanda perché ci arriviamo dopo al nostro lavoro. Ok? I Bitcoin, dice Adolfo, valevano 15.000 euro o giù di lì, adesso quasi la metà. Sì, ti faccio vedere una cosa sui Bitcoin, così. Aspettate. Devo dirlo perché lo dicono tutti quelli che parlano di queste cose qua, non sono un financial advisor, come si dice, non vi sto dicendo di comprare niente, per carità. Non vi sto dicendo di comprare Bitcoin, per carità, niente, vi sto solo spiegando come funziona. Non so più dove cliccare per trovare. Ma dovrebbe essere questo, più o meno qua si capisce. Il grafico di Bitcoin ti fa vedere, Adolfo, come se tu fossi entrato, oggi siamo a 9.000, se tu fossi entrato prima di novembre. Sei comunque in grande crescita. Quindi vuol dire che chi è entrato a maggio ha speso 2.000 euro, oggi vale 9.000, ha quintuplicato quasi il proprio valore. Altra cosa da dire, classica dei Bitcoin, che i crolli ci sono sempre stati. Io sono entrato nel Bitcoin quando era arrivato a 800 euro e poi è crollato a 200 euro ed è rimasto lì per quasi un anno. Okay? Quindi è normale, questi crolli qua sono normali. Questo cosa vuol dire? Che adesso da 9.000 euro andrà su di nuovo? No, potrebbe assestarsi a 5.000, potrebbe assestarsi a
3.000. Questo è il mercato quando sale e sale in maniera assurda, come è salito il Bitcoin, perché è salito da 10.000 a 18.000, scusate, a 16.000, perché ragiono in dollari. Siamo da 8.000, dove era a novembre, 22 novembre 7.000, è arrivato al 15 dicembre a 14.000. Non esiste che in un mese raddoppi il valore e stia lì, è ovvio che cade, ok? Quindi, ed è normale che il Bitcoin funzioni così. E può darsi anche che il Bitcoin abbia raggiunto un top assurdo e si riassesti a 1000 euro, cioè o a 100 euro o a 1 euro, non si sa. Okay? Il valore del Bitcoin, di qualsiasi criptovaluta, è troppo formato da speculazione e proiezione di usi futuri. Okay? Quindi non vi consiglio di entrare in nessuna criptovaluta, non vi consiglio quale prendere, vi consiglio di capire un po' di cosa si tratta perché è un mondo che diventerà sempre più importante. Okay? Ora vi faccio un esempio un po' più concreto. Ci sono altri progetti come Trips, ok? Quando io ho avuto l'idea, dopo ne ho scoperti altri, in realtà ne ho scoperto uno, poi ne sono usciti altri. Ce n'è uno in particolare che è il più avanzato di tutti ed è quello di Lockchain, che è una ditta bulgara, tra l'altro sono qua a Sofia, io sono a Sofia, li ho anche conosciuti, poi vi racconterò un po' meglio. Loro hanno fatto la ICO, cioè hanno raccolto i soldi il 1º dicembre. Ok, vendevano il loro token a 0,13 Ethereum e quindi più o meno eravamo sui 300 euro di Ethereum. Fatemi vedere, no, 0,13, tanti, tanti, tanti zero in più. Scusate un attimo, due zeri, giusto? Ok, a 40 centesimi di euro. Quindi chi ha comprato il token all'inizio l'ha pagato 40 centesimi, oggi vale in dollari 2,20 euro, siamo sui 2 euro. Può essere. Quindi chi ha comprato 40 centesimi di LOC oggi potrebbe venderli a più o meno 5 volte di più. Ok? Cosa vuol dire? Che se avessi messo 1000 euro potevi vendere 5.000, oppure li tieni sperando che vada su, oppure se hai lavorato in questi programmi bounty, cioè se hai contribuito a Lockchain e ti hanno dato 1000 di questi, adesso hai 1000 per 2,20, cioè 2000 dollari, 2000 euro circa. Ok? Questo è un esempio, diciamo, di successo, perché tante altre ICO appena vanno sul mercato crollano e questo dipende molto da chi c'è dietro, cioè da chi ha investito, se hanno investito speculatori, se hanno investito persone che sono indecenti interessate alla piattaforma. Per quello io insisto molto sul dire facciamo una community di host e guest che andranno a utilizzare la piattaforma, così poi il Trips lo utilizzeremo per prenotare, avremo interesse che non crolli, quindi ci riteniamo. È diverso da come fanno tanti di far entrare quello che chiamano le balene, i whales, gli danno degli sconti molto forti, prima di fare l'ICO, quindi prima di raccogliere i soldi, e poi appena vanno sull'exchange vendono e crolla tutto e il cretino arrivato all'ultimo momento paga il conto. Ok. Mi fermo un attimo, vedo se avete domande. Mi ricordo la tua, Rocco, cioè il nostro lavoro. Questo tipo di ecosistema dove c'è un token che assorbe il valore e che ecco, ridistribuisce il valore in maniera immediata, giusto? Perché appena va su di un po', appena c'è credibilità attorno al progetto, va su il prezzo, tu puoi vendere. Nessuno ti costi, se sei nel progetto, è permissionless, cioè non c'è permessi, non devi chiedere permesso per entrare, ok? Non devi chiedere permesso per uscire. Se il Trip Coin, il Trips va a 2 euro da 1 euro, tu puoi vendere, non devi chiedere permesso a nessuno e elimini il rischio che vada giù e hai fatto il tuo guadagno, ok? Bene, due domande. Allora, quando il sistema sarà a regime, come pagheranno i guest in token o in euro? Come spiegavo prima, in euro, secondo me, cioè finché il mercato non è maturo, finché l'80% di noi non ha in tasca delle criptomonete, è inutile fargli
fargli passare per questo, per i pass cioè fargli prendere più monete per prenotare in euro. Vai nel sito, paghi con carta di credito normale, paghi in euro, l'host riceve in euro, dietro si trasforma in token, ma è una cosa che accade in maniera trasparente, cioè nascosta, non serve sia che ci sia alcun rischio per l'host o per il guest. Okay? Man mano che matura il mercato, so che se mi allontano non mi sentite, man mano che matura il mercato, sempre più gente pagherà. A me è successo, io mi sono caricato in blockchain, che è in versione, esiste già il sito blockchain, ve lo faccio vedere, guarda. È in versione alfa, allora, lo dico 8 volte, versione alfa più altre 5 volte, versione alfa. La versione alfa è un sistema che non funziona, è solo per far vedere come va, ok? In realtà riesci a farci delle cose, puoi caricare gli alloggi, però ha mille problematiche. Per esempio, l'altro giorno ho provato a caricare una casa e no, non ha terminato. Ciononostante, ho ricevuto una prenotazione per Venezia che ho dovuto rifiutare perché non avevo messo i minimo noti, eccetera. Non importa. Perché stavo parlando di questo? Ho dimenticato. Perché mi stavi dicendo: sì, questa persona voleva pagarmi in LOC, non voleva pagarmi in euro. C'è l'opportunità, una delle opportunità, c'è già una demografica di persone, non so se si dica demografica di persone, ci sono già persone che vogliono pagare in cripto, sono poche, ma vogliono pagare in cripto. Okay? L'altro giorno mi è successo, ve l'ho scritto in Facebook, di una ditta americana che voleva prenotare una villa in Bitcoin. Quindi perché caricarsi in uno di questi software, di queste piattaforme? Perché vai a presentarti su... Nella tua città ce ne sono pochissimi, a Venezia c'è un appartamento, l'ho messo io, e probabilmente, non lo so, in altre città non c'è nulla, ecco, forse c'è solo questo mio a Venezia adesso. Ecco, c'è solo questo in Italia per il momento, a quanto pare. Ok? Quindi puoi ricevere prenotazioni a commissioni inferiori, perché se ci sono pochi appartamenti e c'è qualche cliente, ok? Ora, vi ho anticipato blockchain, vi ripeto, è alfa, provatelo per curiosità, non è bello, non funziona bene, non è come Airbnb, ci stanno lavorando, è una prova per far vedere che c'è. Se lo caricate, metteteci Trips nel nome, cioè mettete il vostro nome del vostro appartamento e anche Trips, poi vi spiego perché. Perché dobbiamo andare uniti su queste piattaforme, se ci andiamo uniti ci possiamo far dare dei soldi, ok? Poi ve lo spiego meglio, ricordatemelo. Quindi se per caso caricate adesso, andate e metteteci anche il nome Trips. Ok? Andiamo avanti con le vostre domande. Perfetto, Susanna ha risposto. Allora, Antonella, se puoi entrare in Trips e mantenere la presenza almeno per i primi tempi, tu devi farlo, perché tu devi guardare il tuo interesse. Okay. Tu sei nel B&B, sei forse anche in Booking, magari sei in HomeAway, decidi te in che portali metterti, ti metti anche in Trips. Se Trips non ti manda prenotazioni, lo abbandonerai. Se te ne manda tante, magari cercherai di dire: aspetta, che su Trips guadagno il 10% in più, 5% in più, mi piace di più, non lo so, mi tengo sempre un po' di token che vanno su di valore. E allora spingerai per avere prenotazioni su Trips. Se invece Trips non funziona, non lo farai. Ma ti caricherai anche in blockchain, ti caricherai anche negli altri che poi vi andrò a spiegare. Oggi non farò in tempo. Però vi parlerò magari in un altro webinar. Sicuramente agli incontri che faccio vi parlo degli altri che ci sono. Ok? Ok, domanda di Claudio. Se al lancio della ICO si dovessero raccogliere 10 milioni, come verranno impiegati? Beh, tu sai benissimo che nel mondo delle cripto la prima cosa che fai è ti compri la Lamborghini, quindi Lamborghini per tutti. No, allora, dopo aver fatto tutto il processo, io adesso vado in Italia per un mese, giro l'Italia, parlerò del progetto e mi confronterò con molte persone, quindi ci conosceremo, creeremo un po' di rapporti umani tra di noi. Dopo andremo ad affinare il progetto e andremo a definire dei soldi raccolti come andarli a spendere, cioè che budget di marketing, che budget di sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi è presto per la domanda, chiaramente va definito molto bene.
Allora, Susanna, la transazione vera e propria sarà in token. In realtà all'hostile guest non lo sa, compra in euro, l'host riceve in euro e molta là. Nella fase successiva, nella quale un guest vorrà pagare in token e l'host vorrà ricevere token, sì, sarà in token. Ok? Sì, allora le tasse, chiaramente questa è una tecnologia che è andata più avanti, più veloce della regolamentazione, però sì. Quando tu, allora, se ricevi dei token e li lasci nel tuo wallet, al momento i governi tendono a non considerare, la maggior parte dei governi non li considerano come asset, cioè come soldi, anche perché se li tieni là non gli fai niente. Mentre si trasformi in euro è come se ricevessi euro, che tu abbia ricevuto questi euro da Airbnb, da un token o da altro, non cambia nulla. Quindi non è uno schema per non pagare le tasse, ecco. E quindi ho risposto anche alla domanda di Susanna, da quanto mi risulta ad oggi, in teoria non ci paghi le tasse perché non sono riconosciuti come soldi, però cambia di mese in mese sta roba, quindi l'affronteremo meglio più avanti. O ci paghi le tasse subito perché sono considerati soldi, o ci paghi le tasse quando le trasformi in euro. Okay. Barbara, ti puoi stare su blockchain? Ripeto, è alfa, avrai mille problematiche, non ti piacerà sicuro. Listati se vuoi provare il sistema, ma non per dargli un giudizio perché sarà un giudizio negativo. Prova a vedere se arrivano prenotazioni, quello sì. E ripeto, mettiamoci trips perché è nel nostro interesse. Poi vi spiego di nuovo perché. Luisa è un esempio di cosa, non lo so, poi mi dirai, sai? Davide, è possibile limitare l'ingresso di soggetti speculatori durante le ICO? È incontrollabile questa cosa e ci sono modi per controllarlo, cioè non c'è un modo diretto, tu non puoi chiedere a una persona che intenzioni ha, ok? Anche perché se tu investi adesso nel lock oppure nella prossima ICO, ce n'è una il 1º febbraio, si chiama Winding Tree, poi te ne parlerò anche di quella, tu non sai nemmeno se sei lì per entrare, per restare, per vendere, eccetera, per cui no. Però vedi subito le ICO che sono fatte per gli speculatori che entrano prima, perché gli danno dei grossi sconti, ok? Metti che il prezzo della ICO sia 1 euro per token, non si fa in euro, si fa in Ether, ma non importa. Metti che sia 1 euro per token. E dico a tutti i miei amici, ve li vendo a mezzo euro, ok? Ce ne sono 10 milioni da vendere, 5 milioni li vendo ai miei amici a mezzo euro, appena vanno sul mercato li rivendono a 1 euro, poi quello fanno il doppio dell'investimento e chi nel mercato gli compra 1 euro se li vede crollare 10 centesimi. Quindi più che dire è possibile bloccare gli investitori, ti ho detto bloccare o limitare. Sì, limitare, puoi limitare andando a, per esempio, creare una community e dando la priorità all'acquisto nella pre-ICO, perché c'è anche la pre-ICO, si vendono prima alla comunità a un prezzo interessante ma non esagerato, ok? Non sconti troppo grandi, e quindi la comunità non ha interesse a svendere perché ci crede nel lungo termine. Poi Luisa mi ha detto un esempio di trips. No, scusa, Luisa, non ho capito. Poi mi dirà di nuovo, vedo che stai scrivendo. Ah, scusate, sì, beh, io vedete che ho scritto Rialto Canagrande View Trips. Mettete Trips alla fine del nome. Scusate, non capivo. Caricate, così li facciamo anche vedere a questi ragazzi che ci siamo. Mettete il vostro nome più Trips alla fine. Sì, ho capito, Luisa, scusami, ma vaneggio. Allora, le prenotazioni di blockchain, sì, sono reali. Attenzione, in questo momento siamo allo stadio pre-home away, cioè ti arriva la richiesta, non c'è nessun tipo di controllo, non c'è nemmeno il pagamento con le criptovalute. Ti metti d'accordo come se fosse subito.it, per capirci. Ripeto, super alfa, cioè non ci sono le funzionalità necessarie, ok? Però se arriva la richiesta la puoi magari prendere e dire mandami un acconto, anche se loro dicono che non va mandato, quindi non è pronto. Okay? Però vanno veloce a sviluppare, quindi tra un mese magari è pronto.
Allora, sì, Rocco mette triple nel nome. Elio è un progetto aperto a chi non osta, certo, quindi come parteciperei in qualità di investor? Beh, all'inizio non puoi far nulla perché a meno che non ci dai una mano per far crescere il network, non puoi ottenere TRIPS. Nella fase, nella ICO o nella pre-ICO potrai investire, ok? Ora, non siamo sicuri di voler fare un ICO perché c'è un'altra alternativa, che adesso magari vado a dirvi, che avete molte domande. Ah, ok, Susanna, c'hai un'ansia, mi fai venire un'ansia come partire? Hai ragione, perché corre. Allora, due cose, allora, due modi, allora, le opportunità di questo progetto, vediamo dal punto di vista vostro, perché cavolo sto ascoltando Luca che mi dice queste cose complicate, quali sono le opportunità? Allora, opportunità numero uno. Anzi, sono di più. Allora, uno è che anche se poi alla fine non andiamo avanti, perché magari non volete andare avanti, eccetera, eccetera, avrete capito gratis tutto il mondo delle criptovalute. Quindi formazione su una cosa abbastanza interessante e importante. Ok? Quindi questa non vi scappa. Quindi educazione, no, educazione che sto un po' dall'inglese, formazione, vabbè, cioè, istruzione, ecco, vai. Seconda cosa, io vi insegnerò, vi segnalerò e vi insegnerò queste alternative tipo blockchain, tipo Winding Tree, tipo ce ne sono quattro in tutto, dove potrete caricare i vostri alloggi nel giro di qualche mese e ricevere prenotazioni. Questo vi potrà portare forse un 5% di prenotazioni in più che i vostri colleghi non ricevono perché non sono stati attenti a questa cosa qua. Ok? Quindi vi crea un piccolo mercato in più. Già, questo è prezioso, no? Perfetto. Poi l'opportunità di collaborare, quindi ricevere TRIPS in cambio, sapendo bene che sono soldi del Monopoli e potrebbero risultare ad essere zero. Okay. L'ultimo, fare investimenti nella fase dopo ICO, se arriviamo in quella fase lì, comprare, non so, 1.000 euro di TRIPS, che poi, se tutto va bene, salgono di valore. Ok? Quindi ognuna di queste opportunità ha dei rischi e delle opportunità. Più è rischioso, più può portare, più è anche rischioso. Okay? Tipo i famosi 1.000 euro che potreste mettere alla fine, c'è una probabilità abbastanza alta che vadano a zero. Io ve lo voglio dire in maniera chiara. Okay? Non si sa dove si va a finire con queste cose qui. Potrebbero anche, tra 2 mesi, bannare le ICO. L'hanno fatto in Cina. Okay? In Cina non puoi più fare ICO perché la gente sta andando fuori di testa. Ok? Boh, vabbè, sono mille cose, purtroppo è già quasi finito il tempo, però vado avanti un po' di più, chi ha voglia di stare un po' di più, stiamo un po' di più. Pam 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 pam, allora, boh, le opportunità ve le ho dette, quindi ricapitolando, istruzione sulle cripto, questo è gratis, garantito, aiutare nel progetto e quindi ottenere dei trips. Ho perso la terza, cos'è? Aiutare, investire nei trips, ah sì, e avere, investire nei trips più avanti e avere prenotazioni da questi canali nuovi che stanno nascendo e quindi avere dei canali nuovi che possono portare prenotazioni. Mi sto ripetendo, mi devo calmare un attimo. Ok, ora se non si fa l'ICO, allora, di base, come facciamo a fare un progetto del genere senza soldi? Ok, allora, voglio dire, o si fa l'ICO e lì si punta ovviamente a fare una raccolta molto importante di qualche milione di euro come minimo, okay? Perché questi sono i numeri dell'ICO ed è mondiale. Però si fa solo dopo aver creato un forte network in Italia. Noi in Italia siamo uno dei primi mercati al mondo per turismo. Se riusciamo ad unirci bene, se diventiamo migliaia, decine di migliaia di host con decine o centinaia di migliaia di alloggi, andiamo dove vogliamo. L'altro modo è ancora più semplice. L'ICO è tossica, l'ICO è una cosa complicata da fare, costa molti soldi farla, la fai e poi non sai se tra un anno ti arrivano diciamo a noi che l'abbiamo lanciata, ti arrivano delle denunce perché per esempio un americano è entrato, non poteva, dovevi controllare, eccetera, eccetera. Cioè, sono tossiche, sono interessanti, ci puoi raccogliere molti soldi, ma sono tossiche. Un altro modo che ho sperimentato, diciamo, ho già portato avanti ed è molto possibile fare, è andare da una di queste post ICO, tipo blockchain, tipo Origin, tipo Winding Tree, e dire, boh, hai raccolto 10 milioni di euro,
Questi di blockchain, per dirvi, hanno, darvi un po' di numeri un po' più chiari, dove me l'ho scritto? Ah, vabbè, insomma, hanno raccolto circa 10 milioni di euro, ok? E quindi noi abbiamo, per l'Italia ci serve 1 milione di euro, ok? Siamo in 30.000 host pronti a caricare nel tuo portale. Ci dai questo 1 milione di euro in lock, perché loro ti danno i lock, che valgono 2 dollari oggi, perfetto, ci daranno la metà di mezzo milione di lock, valgono 1 milione di euro, ok? Noi ci impegniamo, si fa un contratto, eccetera, a spenderli in marketing per portare clienti ai 30-40 mila host che abbiamo nel nostro network. Cioè, lo scrivevo ieri in Facebook, il network è la nostra valuta e questi te li danno, okay? Perché ci ho parlato con loro, sono interessati, ho parlato con Origin, che sono quelli californiani e sono interessati, perché una volta, se ci danno 1 milione di euro in loro token, noi gli facciamo girare la loro piattaforma con i nostri alloggi, il valore va su. Quindi hanno perso 1 milione dal punto di vista, magari fa il 30% in più e guadagno 20 milioni. Ok? Bon. Ecco, e questa è l'alternativa che ho detto della ICO. In pratica, secondo me, la cosa migliore non è tanto andare a pensare adesso se fare l'ICO o non fare l'ICO, ma è creare un network molto forte, che è poi quello che ci permette di fare un po' quello che vogliamo. Ok? Non so se questo concetto può avere senso. Tra l'altro è uscita anche la Daico adesso, che è bellissima, perché l'ICO ha un problema grosso. Una ditta piccola, una startup che raccoglie 10 milioni di euro e ce li ha lì. Spesso non è in grado di gestirli, non è gente che sa gestirli. Anche noi siamo in grado di gestire 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, non lo so. La Daico invece permette di rilasciare questi soldi in maniera più regolari in base a certe milestone, a certi step che si fanno, che è una cosa molto nuova, è stata lanciata l'idea solo i primi di febbraio, di gennaio. Per cui si sta evolvendo in maniera molto, molto veloce questa cosa. Adolfo, mi hai saltato come funziona il conto corrente del token, come si comprano e come si vendono. Fantastico. Allora, la domanda di Adolfo e Barba in realtà si risponde dicendo come qualsiasi altra criptovaluta. Vi faccio vedere. Allora, se vuoi comprare LOC, li compri in un exchange. Per esempio, li compri, mi pare, eccolo qua, in questo exchange che però fa schifo. Allora, vi sconsiglio di entrare adesso, così a secco, in questi mercati. Vi fate solo male, ok? Perché comprare Bitcoin sì è facile, li compri in certi siti molto avanzati. I token minori come LOC li devi comprare in questi exchange un po' sfigati. Okay? Man mano che crescerà verrà listato in exchange più importanti. Se tu volessi comprare LOC oggi dovresti comprare prima degli Ethereum, che si comprano relativamente facilmente, e poi li compri nei. Gli Ethereum li mandi in uno di questi exchange, li compri per LOC e poi ti metti LOC nel wallet. Non è specifico di LOC questa cosa qua, non è specifico di TRIPS, ok? È la criptovaluta. Se volete, anzi ne approfitto, c'è un sito dove vi spieghiamo queste cose benissimo, è un altro progetto che ho lanciato parallelo con Valerio, che è bitamigos.net, dove in maniera gratuita potete imparare un po' tutte le basi delle criptovalute, ok? Qui imparate a comprare il Bitcoin, imparate a capire cosa sono i wallet, eccetera. Vi anticipo, è tutto abbastanza, bisogna stare un po' attenti, insomma. Ah, tra l'altro ne approfitto, visto che siamo qua, è venuto fuori il discorso, se volete approfondire queste cose qua, noi siamo in Toscana, il luogo ancora da definire, il weekend del 3 e del 4, ed è spoglio anche in giornata, volendo, è un weekend dedicato proprio all'istruzione sulle criptovalute, ok? Sulle basi, adesso io qui non sto a spiegarvi. Perfetto. Quindi
insomma, ci sono delle operazioni da fare, si comprano, si mandano euro, si ricevono Ethereum, si mandano gli Ethereum in altri exchange, si comprano lock, è un po' complicato, però si fa, ok? Molto facile perderli, se non si fa le cose bene è molto facile perderli, perdere il wallet, perdere la password, farseli fregare, eccetera, quindi attenzione. Perfetto, penso di aver coperto le domande. Vi dico una cosa adesso, carina. Molto carina. Ecco qua, vi sto facendo vedere una pagina. Allora, Alessandro e io, che è il mio co-founder in Adormo, abbiamo detto, ma senti, facciamo questi trips. Lanciamo il progetto in maniera sperimentale, ok? Facciamoli, creiamoli, cominciamo a darli in giro, così insegniamo alle persone, al network, come funziona? Cominciano veramente a toccare con mano. Noi abbiamo emesso, mi sento la zecca di Stato, 63 milioni di trips. State vedendo in questo momento sul vostro schermo, anzi vi condivido se volete eccolo qua, il link, magari lo vedete meglio. Abbiamo creato 63 milioni di trips. Abbiamo creato una criptovaluta. Ok? Qui ne vedete 60 milioni, perché 3 milioni me li sono fatti spedire nel mio wallet per fare una transazione di prova. Questi trips sono soldi del Monopoli, ripeto, io non voglio assolutamente evitare che passi il messaggio che dietro c'è un valore. Oggi non c'è nessun valore dietro questi trips. Ok, però li abbiamo emessi e cominceremo, forse dopo i primi incontri che faccio in Italia, creeremo questi progetti di bounty nei quali diciamo, ragazzi, dateci una mano a creare il network e vi daremo dei trips, vi regaliamo dei trips, ok? Così intanto vi insegniamo a metterli nel wallet, okay? A proteggere il wallet, avrete i trips nel wallet, imparate un po', ecco, è una cosa educativa che si vuole fare. Vi anticipo che in una ICO non fai così, non emetti i token così a caso all'inizio, perché lo fai nel momento in cui ti danno, te li comprano, altrimenti avviene una distribuzione sbilanciata. Cioè in questo momento io e Alessandro e Marco, cioè noi di Adormo, abbiamo in mano 63 milioni di trips, abbiamo in mano il controllo totale, è assolutamente sproporzionata la cosa, ok? Però ripeto, l'abbiamo fatto come, perché è l'unico modo per formare la community sull'utilizzo delle criptomonete. Poi se facciamo l'ICO, probabilmente questi qua li andiamo a bruciare, facciamo una cosa nuova completamente, vi trasferiamo il balance sul nuovo, vedremo. Io avevo veramente voglia di cominciare a farvi vedere, a farvi toccare con mano questi trips, ok? Perfetto. Non so se riesco a farvi vedere un'altra cosa. Ora, cos'è? Vi spiego un attimo cos'è questa pagina. Questa pagina di Adplorer è un browser normalissimo che legge la blockchain. I trips sono stati emessi sulla piattaforma Ethereum, come i lock, d'altra parte, come tante ICO. Quindi girano su un software, su una piattaforma, su una blockchain già esistente. Non abbiamo creato blockchain nuove, ovviamente. Quindi quello che voi vedete in questo momento è reale, ok? È lì, è reale. Sono delle criptovalute che si possono utilizzare, ok? Per utilizzare nel senso che funzionano, poi non si possono utilizzare per nulla. Quindi il prossimo passaggio sarà, dopo aver fatto questi incontri, di cominciare a dire, boh, allora dateci una mano a condividere i post, dateci una mano a scrivere dei testi, dei blog, eccetera, e cominceremo a darvi un po' di trips e vi insegneremo come mantenerli, come fare i wallet, eccetera, eccetera. Okay? Quindi imparerete un po', ecco, non so se la cosa può interessarci. Susanna, come fai a guadagnare soldi nei trips? È quello che ho appena detto. Per esempio, potremmo dire chi scrive un articolo sul progetto Trips, riceverà poi nel proprio wallet dei Trips, okay? Soldi del Paperopoli, Paper Dollari, soldi del Monopoli, ripeto, non valgono nulla, okay? Quindi avete lavorato gratis.
Poi, però, che hanno un potenziale, hanno un piccolo germoglio dentro che quando la cosa va avanti acquistano valore, ok? Allora, vediamo che domande mi avete fatto. Marinella, l'altro webinar sul progetto di piattaforma Trips, lo trovo dove? I webinar li trovate qui. Allora, Trips, barra discussioni, barra webinar, ok. Oppure tutti i video sono in YouTube. Adesso vi do il link anche diretto a YouTube. Come va, ragazzi? Vi sto dicendo cose fuori di testa? Sembra, non lo so, qual è la vostra impressione? Ditemelo veramente in maniera aperta, perché così, insomma, so che sto parlando di cose strane, eccetera. Eccolo qua, l'altro link a YouTube. Tra l'altro, ecco, mettete sempre per cortesia subscribe, come vi viene in italiano, sottoscrivi su YouTube, che sono le cose più preziose. Vale proprio soldi, sta roba, cioè vale oro, ok? Anche se non capite, nel senso, anche se il video non lo capite. Allora, perfetto, a Marinella ho risposto. Davide domanda sui bit raduni, falla pure se vuoi, Davide. Luisa, al bit raduno è opportuno partecipare se vuoi capire il mondo delle criptovalute in generale. Sì, non parleremo, non è legato al progetto Trips. Ok, Marinella digiuno totale, Dario Arcangelo affascinato, Luisa sta tenendo. Ok, come si tengono le criptovalute? Allora, di base, ragazzi, le criptovalute non è diverso che da tenerle sull'app di PayPal, per capirci. Non immaginatevi cose molto strane. Avete un'app, su questa app ci avete dei soldi, delle criptovalute, le ricevete e le mandate, non è molto diverso da un'app normalissima. Poi sì, se ne avete tante, allora passerete probabilmente a un aggeggio del genere. Questo è un Trezor, è un hardware wallet. Qui io ho le mie criptovalute, protetto da password, sicura, eccetera, eccetera. Ma insomma, più passa il tempo, più si semplifica il tutto. Quindi non dovete avere fretta, secondo me, di entrare nel mondo delle criptovalute. Dovete avere interesse di capirle. Io ho visto tanta gente che è entrata a dicembre senza, perché stava salendo il Bitcoin, sono entrati, hanno comprato, hanno fatto, poi appena è calato, hanno venduto. Cercate di capire cosa c'è dietro, cercate di capire se c'è un vero valore. Secondo me c'è un valore assurdo, c'è altissimo, c'è una potenzialità altissima dietro a queste criptovalute, che va al di là dell'aspetto monetario. E quindi quando vedo salire o scendere mi faccio un po' un baffo, perché nel lungo termine, secondo me, è comunque qualcosa che ha un altissimo valore. Ok, sto leggendo un po' di vostri commenti. Nessuno vuole parlare, lo tolgo via il Q&A qua, non serve la voce. Sì, non investite. In Bitamigos mettiamo, c'è questo corso per comprare 100 euro di Bitcoin, 100 euro di Bitcoin, non 100 Bitcoin, che è un valore che dice, beh, 100 euro se li perdi di solito non è che vai in crisi economica, però averli comprati ti permette di capire, toccarli virtualmente con mano, ok? Cercherò di farvi avere dei trips in modo da toccare con mano anche senza comprare Bitcoin, però con Bitcoin è un po' più vera l'esperienza perché hanno un valore vero, quindi se domani vanno a metà prezzo vi arrabbiate, se vanno su siete contenti, quindi è un'esperienza più vera, ok? E sì, non è a Firenze, Elio, è in Toscana, dobbiamo ancora decidere dove. Stiamo cercando adesso, sì, dobbiamo decidere in che casa, stiamo cercando adesso di trovarne una e quindi nel giro di pochissimo decidiamo, ok? Allora, che relazione c'è tra TRIPS e LOC Tokens? TRIPS si basa su blockchain? No, no, al momento tra TRIPS e blockchain non c'è nessuna correlazione. Se dovessimo arrivare a dire blockchain ci dà dei LOC per fare marketing, per creare la community, eccetera,
A quel punto potremmo dire, allora ragazzi, visto che abbiamo dei lock, ok, una parte li spendiamo, una parte li teniamo e li mettiamo a disposizione di chi ha trips per convertirli. Cioè io potrei dire, potrei, tutto da decidere, un lock vale un trips, se tu hai trips mi puoi comprare dei lock, io ti do tanti lock quanti trips mi dai. In quel momento i trips che avete hanno un valore. Ok, però non lo so, sono pensieri così buttati là al momento. Di sicuro, se noi dovessimo acquisire token da progetti che hanno già raccolto soldi nelle ICO, possiamo collegarli ai TRIPS e i TRIPS sicuramente hanno un valore esatto. Cioè, qualsiasi oggetto finito, cioè che ha una scarsità, ok? E i trips non hanno scarsità, perché in questo momento potremmo stamparne altri 20 milioni, se non sbaglio, senza problemi, ok? Quindi anche lì, paper dollari, ok? In questa fase qui. Fidatevi di me che vi dico, non ne stamperemo di più, perché l'idea è di averne 63 milioni e non farne di più. Però potrei farlo, per cui non scommetteteci nulla sopra. Cioè, se fossi disonesto lo farei, quindi c'è questa possibilità. Possiamo collegare il valore ricevuto in lock che ha un valore liquido sul mercato, che valgono soldi, ai trips e quindi immediatamente i trips hanno un valore. Ok? Ok, cosa stavo dicendo? Mi era sfuggita una cosa. 63 milioni di trips perché? Allora, perché tutte le criptovalute devono decidere qual è il massimo che vanno a creare. Io ho deciso 63 milioni perché è il numero più o meno degli abitanti in Italia, ok? Così ci si ricorda il numero intanto, perché è una cosa da ricordare. Tipo il Bitcoin ha 21 milioni al massimo, Ripple che è una finta criptovaluta ne ha miliardi, Ethereum non me lo ricordo, eccetera. Quindi c'è un valore, va definito questo valore. Un TRIPS per italiano, ok? Buttata lì, perché poi sono cose che non... Potevamo fare 10 milioni come 100 milioni, non cambia niente. Ok, vediamo cosa state dicendo. Vi state organizzando per venire a Bitraduno. No, stiamo cercando posti, ragazzi, facili da raggiungere col treno, ok? Quindi tranquilli. Cioè, tranquilli, dobbiamo anche trovarlo. Benissimo, Antonella. Ok. Perfetto. Perfetto, perfetto. Di cosa non ho parlato? Io più o meno la cosa ve l'ho spiegata, ce n'è veramente tanto da dire, perché vedete che mancano proprio le basi su cosa sono le criptovalute. Sto cercando di spiegarvi i TRIPS, che sono delle criptovalute token. Capisco che può essere difficile comprendere. Se vi interessa l'argomento, Bitamigos è lì apposta, è fatto per spiegare le basi delle cripto, ok? E il bello di quando capite le cripto, capite che il prezzo del Bitcoin non è cripto, è un aspetto. Sto lì a fare mille cose. Il prezzo del Bitcoin è abbastanza. Non è questo la cripto. La cripto va molto al di là. Okay? Non vi ho neanche accennato tutto il discorso della governance, del fatto che l'idea a lungo termine è che TRIPS diventi una cosa che prescinde da me. Io la lancio, la faccio partire, la delego al network, poi il network sarà in grado da solo, grazie a delle regole scritte nel software, di prendere decisioni. Nel futuro il network potrà decidere che la commissione passa dal 3 al 2 e io che l'ho lanciato non posso far niente, ok? Questo si chiama governance, si chiama decentralizzazione, non c'è più un centro, non c'è più una persona o una ditta dietro al centro, ok? Concetti assurdi, è un universo parallelo, per quello vi dico che parlo da un altro universo, perché veramente è una serie di concetti su concetti su concetti che ci vuole tempo per digerirli, insomma. Ok? Spero di non avervi fatto confusione. Vi lascio con una piccola metafora. È un po' come il villaggio della tribù di 30 persone, dove una volta si prendevano le decisioni seduti attorno a un fuoco, non c'era ancora un leader, si faceva una cosa consensuale e quindi
le decisioni non erano centralizzate. Questo si è perso perché poi è necessario nelle società umane che ci sia un centro che faciliti l'aspetto decisionale. Il software, la blockchain, sta cominciando a rendere possibile la decisione comunque spalmata nel network. Io vi ho persi. Vi ho persi. Mamma, ma non siete, mi state sentendo? Oddio. Quante ore fa vi ho perso? Che ho fatto tutto un discorso super filosofico. Datemi l'idea, cioè, spero di aver arrivato. Terribile. No? Mi sentivate? Ah, va bene, dai, ok, fantastico. Cioè, siamo rimasti online. Ragazzi, io cioè, ho terminato, potrei tenervi ore, ma che senso ha? Se avete qualche domanda sono contento di andare avanti, se no chiudiamo e ci si vedrà in giro per l'Italia e poi andiamo avanti da lì, insomma. Vi invito anche al Bitraduno perché sarà, vedete, molto carino, molto conviviale. E sì, vi faccio sapere dove a brevissimo. Datemi un ultimo feedback, cioè datemi una percentuale, quanto si è capito. Uno, quanto si è capito, in percentuale da 0 a 100. E due, se vi ho persi o agganciati, cioè se è una cosa che volete approfondire o dite lasciamo stare che va che non ha nessun senso. 80, fantastico, vai. Perfetto. Tanto anche Rocco, fantastico. 100. Ho nascosto le cose scritte. Ma dove sei, Davide? Vieni a Bitraduno, è carino. Si dorme fuori, si parla, si mangia, si fa. Si fa anche i primi 100 euro di Bitcoin per chi vuole, quindi ne vieni fuori dal weekend con dei Bitcoin in un wallet o Ethereum, se preferisci, adesso è un po' di moda prendere l'Ethereum e i Bitcoin, visto anche che sta scendendo il Bitcoin. Quindi sì, cioè, vieni, sono cose carine, insomma. È molto conviviale, cioè ci si fa la pasta, anche chi cucinerà, insomma. Qualcuno sappia cucinare, se no si mangia cripto. Se no, aglio, olio e peperoncino, quello la so fare anch'io. Una volta ero anche bravo a cucinare, poi mia moglie mi ha praticamente tolto ogni diritto di accesso alla cucina. Allora, 80, 80, Davide Verona. Dai, Verona, ce la fai. Sì. Sì, Adolfo, mi pare che tu avessi chiesto come partecipare se non si è, diciamo, preparati a livello digitale. Vedrai, sì, perché a volte basta anche giocare un po' in Facebook, distribuire, condividere, eccetera. Poi aiutare a fare un incontro, per esempio, chi mi sta aiutando a fare gli incontri a Milano, Roma e Firenze non lo sanno ancora, ma gli regalerò, non è un regalo, mi aiutano, gli darò dei trips, ok? Quindi sì, anche organizzare un incontro può essere una cosa. Qualsiasi cosa. Sì, Barbara, io faccio raduni di questo genere, non delle cripto, ma in generale da 100.000 anni e so che se li fai vicino alla stazione, anche a 10 minuti di macchina, qualcuno può andare a prendere, è molto più comodo, viene molta più gente, quindi sì, non andiamo a perderci in mezzo alle colline. Poi vediamo quello che c'è, ovviamente, abbiamo messo un budget basso, sono 50 euro che comprende la notte. E mangiare, per cui non andremo nella villa 5 stelle, ma insomma si va in una casa dignitosa, ecco. Bene. Vai. Abbiamo finito.
Grazie della partecipazione e vai, ci si vede da qualche parte, online o offline. E comunque sono sicuro che conoscerò molti di voi, ci conosceremo finalmente e dai, sarà interessante, sarà bello. Bene, Barbara, ci vediamo a Firenze. Martellago, sì, Claudio, Martellago, o Capoverde. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao ciao ciao.